Nella schematizzazione di un circuito elettrico, un dispositivo in grado di stabilire una certa corrente in un tratto del circuito viene chiamato generatore di corrente. E il simbolo che utilizzeremo per rappresentarlo sarà questo. Quindi un cerchio con un tratto trasversale all'interno e i due terminali verso l'esterno, chiamati anche morsetti. Oltre al simbolo lo accompagneremo con una freccia e con l'indicazione della corrente impressa nel circuito, che in questo caso stiamo indicando con il nome IG. La corrente impressa IG può essere una qualunque corrente impressa, quindi possiamo avere dei valori costanti nel tempo, quindi grandezze continue, quindi una corrente continua, e per la sua completa conoscenza ci basterà conoscerne il valore in ampere. Oppure variabile nel tempo. Allora la possiamo indicare col simbolo IG variabile nel tempo, quindi IG di t, e la conoscenza di questo andamento potrà essere fornita da una formula matematica, di solito, formula matematica, oppure da un grafico che la rappresenta. La freccia che indica il verso della corrente, questa rappresenta il verso convenzionale della corrente. Se inseriamo il nostro simbolo, questo bipolo, ricordatevi, il nome di bipolo viene assegnato a tutti i componenti che hanno due terminali, quindi anche il generatore di corrente è un bipolo. Se noi inseriamo il nostro generatore di corrente all'interno di un circuito chiuso, quindi di questo tipo, quello che succederà è che nel circuito circolerà una corrente, possiamo indicare con I, che se la rappresentiamo con una freccia orientata nello stesso verso quella impressa dal generatore, allora avrà semplicemente lo stesso valore, quindi la corrente nel circuito sarà quella stabilita dal generatore di corrente e quindi avrà valore IG, sia che questo sia costante nel tempo, sia che sia variabile. Se nella nostra schematizzazione avessimo scelto per la corrente I un verso opposto al verso della corrente impressa dal generatore, quello che succederebbe semplicemente è che la corrente I circolante nel circuito non sarebbe altro che il valore della corrente impressa dal generatore cambiato di segno, e il cambiamento di segno della corrente significa appunto semplicemente il fatto che la corrente realmente impressa è quella stabilita dal generatore, quindi con il verso opposto. Cambio il verso cambiando il segno della corrente.